So, welcome back. We start now the fifth section of the second day of this conference on Tolkien. And our first speaker is José Manuel Fernández Bru de la Universidad de Santiago. ¿No? Es José Manuel de Catar. Ah, José Manuel. Bien. Te he rebautizado, vamos. Bien. José Manuel Fernández Bru, Catholic personal influences in Tolkien's early years. Gracias, Padre Guillermo. It's sad to me not to be there with you face, but at least we can do it online. Please, next slide. Tolkien didn't like biographies, or more properly, he didn't like their use as a form of literary criticism. For him, a biography was the worst way to understand the creation of an author. But in Tolkien's work, we can find an influence between some element of his life and his fiction. Next slide. Without going any further, his own orphanage certainly reflected the world, his romance with Edith, which inspired the great Lothlórien and Lúthien, or in another context, the landscapes of the Shire, inspired by his early years in contact with nature in a banished rural environment, or his terrible experiences in the Great War, which are reflected in the desolation of Mordor, are clear examples. Next slide. But in addition, a fact, the development of his own views of religion, linked to the impact of his conversion to Roman Catholicism, is probably one of the main personal events in his life, and a key for his literary and cosmogonic vision. This happened in Tolkien's early years and was a process where he was accompanied first by his mother, but also by some people like Father Francis Morden, who was his guardian since the death of his mother in 1904. He was, in fact, more so, as Tolkien stated, his second father, being near his guard, caring and helping him, even in Tolkien's adulthood. Next slide. Unfortunately, Father Francis is primarily remembered as Jude for his opposition to the romance between Tolkien and Edith, actually not an act of intolerant authority, rather a way to protect Tolkien from the point of view of Father Francis, facing the possibility of him losing the chance to be educated at Oxford. Next, please. However, Tolkien had a resentment to his guardian. In fact, there is an unquestionable statement of respect and deep admiration to him in the Nomis Lexicon, 1917. Tolkien, at the entry Faithrun or Faithrun equals Francis, as a reference to his guardian. So then, in the Nomis Lexicon, only proper names are capitalized and the sign equals is used to match names in different languages. Furthermore, Faithrun and Faithrun are clearly related to the entries that appear next to them.
fair, free, and constrained. Faith when, freedom. Faith, liberty. And faith ring, liberator, savior. Next slide, please. In any case, this esteem is not shared by some Tolkien biographers. In fact, it is interesting to note the animosity against him. To cite a few examples, Humphrey Carpenter says, Francis Morgan was not a man of a great intellect. And Charles A. Coulomb ventures, described as a Welsh English story, surely as ultramontane a combination as one could wish for. This means a deep ignorance of his background and studies. Next, please. Francis Xavier Morgan was born in Spain in 1857 within a family of British roots linked to the sherry trade. He was related with a significant social environment both in Spain and in the United Kingdom. In fact, he was a member of a wealthy family still very prominent in Spain, and owners of an important company, Osborne, in their Spanish spell. Next. Both the family of his father and his mother had an important social position and an interesting history in the world of literature. The two brothers of his father, also named Francis Morgan and representative in Spain of the Morgan Wine Train Importing Company from London, wrote several works. The mother of Father Francis, Maria Manuela Osborne Bordefabel, was the eldest daughter of the owner of the trading house of Sherry Osborne. Several members of his family are among the most prominent 19th century Spanish authors, especially Juan Nicolás Bordefabel, great-grandfather of Father Francis, famous scholar, and his great-aunt Cecilia Bordefabel, who used the nom de plume Fernán Caballero, one of the most prominent authors during the 19th century in Spain. Regarding Father Francis' education, after his first years in Spain, he was educated at the Birmingham Oratory School under the direct supervision and contact of Cardinal Newman. Then he briefly attended the Catholic University in Kensington, and finally the University of Louvain in Belgium. Then his decision to become a priest led him to return to Birmingham to join the community of the Oratory. Next slide, please. When he returned to the Oratory as a novice, he served as personal secretary to Cardinal Newman, and even he accompanied to Rome the Father Prefect of the Oratory School to a private audience with 13. His training and background denied the idea of his limited intellect, but if we also add the cultural background of his ancestor, it is clear that his lack of intellect is a mere stereotype. Next, please. In any case, from the moment when the lives of Tolkien and Father Francis meet at the beginning of the 20th century, an important relationship began, which had important consequences on Tolkien's personal and creative activities. This relationship lasted until the end of Father Francis' life.
who, being an old man, was, in fact, the patriarch of the Tolkien family. Next slide. Tolkien certainly reflected in his sound maturity on the relevance of Father Francis in his life. It is clear that Tolkien felt an obvious admiration and a great depth of gratitude. Leaving aside the influence on the Tolkien's personality, which surely owes much to his guardian, I will highlight some specific aspects in the personal relationships between them. But it's obvious that these words of Tolkien are very significant. I remember the death of Father Francis, my second father. My brother and I had the sudden, miraculous experience of Father Francis' love and care and humor. Next slide, please. It is a fact that the mark left by Morgan on Tolkien also felt in more mundane aspects. So, when he took over his guardianship, he increased privately his own goods, with his own goods, the legacy that Tolkien and his brother received from their mother. Likewise, his financial assistant was instrumental to Tolkien when he began his studies at Oxford. Tolkien's years at Exeter College began in 1911. With a partial scholarship, which was supplemented by Father Francis. Oddly enough, money for the wine trade partially paid the education of Tolkien. Those are actually Osborne Company barrels. Next slide. Moreover, Father Francis passed away in 1935, and in his will, he left to each of the Tolkien brothers £1,000, about £70,000 at present value. This money was very important and released Tolkien from many obligations. For example, to correct exams for earn extra money. And then he had more time to develop his own creation. In fact, The Hobbit appeared a couple of years later. Please, next slide. On the subject of habits and customs, it is known that Father Francis came from a family dedicated from generations to the wine trade, and surely he instills Tolkien's taste for wine. There are many references to wine in his work, as the elf wineries and the shipping of the barrels by the river, but also in his life, because Tolkien was fond of wines. For example, in his letters, he cites the enjoyment that gave him an excellent Burgundy. But he was also a member of the Merton College Wine Committee. Next, please. Also, Tolkien defined himself as an inveterate pipe smoker, but the origin of his fondness is not clear. Tolkien's theory is that it came from his childhood in Rendal with Father Francis. There, his guardian used to sit on the ivy-covered veranda of the Oratory House smoking a large cherrywood pipe. Tolkien stated, possibly, My own later addition to the pipe derives from this. Next. Related to Tolkien's work, it is more difficult to establish an influence of Father Francis on Tolkien. However, some cases seem clear. For example,
there are some interesting characters worthy of analysis as Thingol. Tolkien always identified his own love story with Edith, with the tale of Beren and Lúthien. In fact, the name of these characters appear in Tolkien's headstone. Certainly, this tale shows some parallels with their own story, and it is impossible to avoid the identification of Father Francis with Thingol, the possessive father of Lúthien, who made the lovers overcome complicated challenge, despite he finally accepted the relationship. However, Father Francis' actions were not due to pride, as in the case of Thingol, but to the desire that Tolkien had a better future by winning a scholarship for Oxford instead of obsessing over juvenile affairs. Next slide. But it's not only the case of Thingol. In the Lost Road, it seems that Oswin, Alwyn's father, owes something to Father Francis, especially in his paternal concern, as the teenage Alwyn's obsession with Irisian languages complicates his options to attend Oxford University. It's very interesting, this fragment. Only don't waste too much time on it. I am afraid I am anxious about that scholarship, not only from the highest motives. Cash is not too abundant. It's a real reflect. Next slide. But there are also other interesting examples. In Tolkien's work, but especially in The Lord of the Rings, there is the recurring figure of the adoptive father, or second father, as Tolkien called Father Francis. Moreover, that is the case of two of the main characters. On the one hand is Frodo, whom Bilbo adopted and educated. On the other hand is Aragorn, who was welcomed and guided by Elrond. Both characters owe something to Father Francis, obviously. Next slide. Even so, it is possible to go further and start some speculations. Taking into account the family background of Father Francis, his close contact with Tolkien and the experiences they share, other possible inferences can be raised. For example, the riddle of the wind appears in The Hobbit, whose origin could not be found in traditional sources, is very similar to one that appears in a book from the great aunt previously named Fernán Caballero, The Great Town of Father Francis. And this riddle was published more than 30 years before Tolkien was born. Please? Okay, thank you. But not only the riddle, there are other speculative ideas. For example, the troll. Father Francis might have inspired the troll who scared Mrs. Thomas in the poem The Bumpus, revised as Mrs. Vance in Perry the Winkle from The Adventures of Tom Bombadil. Since the situation is similar to an anecdote when Father Francis scared a girl in Tolkien's company. This is a family anecdote that is still remembered by some members of the Tolkien family and is
a curious occurrence of Father Francis. Next, please. There are many others possible influences that, due to the lack of time, we cannot detail, but that serve to conclude that Father Francis was one of the main influences for Tolkien, and not only on a personal level. For example, Father Francis was a transmitter of his own Spanish tradition to Tolkien. He inspired Tolkien's love for the Spanish language. He was transmitter of Cardinal Newman's ideas to Tolkien. He is responsible for the spiritual training and religious influence on Tolkien. And obviously, he gave him love and affection. Next slide. In any case, and to conclude, I would like to emphasize the impact of the influence of Father Francis, which was so important that even today he's remembered by the Tolkien family as a prominent character in their family heritage. This is an excerpt of a letter from Priscilla Tolkien, who also remembered some personal anecdotes related to Father Francis, and even she pointed out about the relevance of the Spanish Civil War on Tolkien by the influence of his guardian. So it was a very important figure in Tolkien's in the development of Tolkien personality and even in the development of his work. Next slide. Thank you. And the questions will be delayed after the talks of my two colleagues. Thank you. Gracias al profesor José Manuel Ferrano Grup por su intervención y por facilitar el trabajo del coordinador. Now we listen to our next speaker, also coming from Spain, this time for certain from the University of Santiago, though he is not from that region. José María Miranda Boto. Thank you very much. Let me start my talk by thanking Giuseppe Pezzini and all the organization committee for the invitation of being here during these 2 days, sharing these extraordinary moments about our shared passion, that's Tolkien. I must say that for me, it's an honor to be in this session because I'm sharing the table with two people that I greatly admire. Oronzo Chili and José Manuel Fernández Bru are one of the first people that are breaking the language barrier. People from the Latin countries that are writing in English, producing great scholarship in Tolkien's works. So for me, it's an absolute pride to share with you, Oronzo, to share with you, José Manuel. Thank you for letting me be the small hobbit in this company. I'm going to talk about a subject that you can consider absolutely alien to Tolkien's works, law. What has law to deal with Tolkien's world? Well, law is also a part of his creation. And it's a part that's greatly influenced by reality. Believe me, it's easier to create a Balrog, whether it has wings or not, than to create a new legal system for the transmission of the monarchy in a country. So Tolkien draws strongly from the
things he knew of the real world of real legal system, even if in the line of José Manuel about his personal influences, I have not been able to find any deep connection with him and the world of law. He did not study law, he had not close friends who were lawyers, so he absorbed the law around him. Next slide, please. As you see, the title talks about justice and law. Let's start with two bearded men. They could be Gandalf the White and some other dark-cloaked man, but no. They are the incarnations of two important ideas that we teach extensively in the schools of law, in the law faculties. In the first picture, we can see Gnaeus Domitius Ulpianus, Ulpiano for those who pronounce in the normal way, who wrote these beautiful words in the 3rd century that are absolutely actual nowadays. What is justice? Honeste vivere, neminem ledere, sum quique tribuere. Life honestly, harm no one, and give to each one what it's due. The third one is what justifies the existence of lawyers, because, okay, what deserves each one? So, okay, but have this idea. Justice is something related to goals, to things that should be done. Second picture, that pagan saint, Max Weber. Max Weber, it's remarkable. Yesterday we heard Heinrich Williams talking about Nietzsche, and now I bring here Max Weber showing the strength of that German thought in the change of the century. How did Weber define law? And I remember these words perfectly because they were taught in the second lesson I had ever in the Faculty of Law. I entered the Faculty of Law thinking that law was something of justice. No, but Weber said that law is the monopoly of violence. There will be law if there is an external authority that will punish you for the infringements of rules. And if you think about the world of the Lord of the Rings, you can perfectly see that some characters follow the path of justice, but the Lord of the Rings himself is a clear practitioner of Max Weber's rules. If you read the dialogue of the orcs, they don't believe in justice, but they do know perfectly that if they make some things, they will be punished, and that is law. So take those 2 points, our seal, our charybdis, justice and law, and let's see how we will develop this in Tolkien's works. Next slide, please. Just another preliminary. This is my theory about the position of law in Tolkien's works. I will publish it in the Walking Tree next Cormare number 43. So I'm proud to present it here. What are my main conclusions about the role of law in Tolkien's works? First of all, as philology, of course. I think that you also think that nobody has ever chosen his words so carefully as Tolkien. Perhaps Borges. We could discuss that later. But many of the legal terms that appear in Tolkien's works have been carefully chosen to reflect the past of institutions. We can discuss later this. Of course, as a green sun, using his own idea, law must be coherent as one of the elements of Arda. You can't create illogical, ridiculous legal systems. Is his law coherent? That's one of the points that I study in the book. Law is also a tool of humor. And I recommend to all of you Bukas Neubauer paper on the onomastical humor in Farmer Giles. Law is also a tool for making jokes. In The Hobbit, in Farmer Giles, okay, not a lot of humor. In The Lord of the Rings, not humor, definitely, in Silmarillion. But in other works, we can find that. And fourth, law is a moral test for characters. In several episodes, Faramir, Eomer, Aragorn, and some others, they have to choose law or justice. I will come back to this later. Next slide, please. Tolkien have thought about this, not just wrote in his stories his position about law, no, but in his theoretical works, and I quote there on fairy stories, and Judith Wolf read, showed us Mythopoeia
and the last verses we all create in the law. Law. Let's read that. On fairy stories, if fairies exist, they are bound by the moral law. Pay attention to moral law, as is on the created universe, but their duties and functions are not ours. Well, moral law is not a technical legal expression. It's more a philosophical expression. It can be traced to Kant. But we all understand what Tolkien is saying with these words. It's clearly linked with the idea of justice. Things that are proper, things that are righteous, things that should be done. And if we think in Weber, we are talking about things that must be done. So, talking in this idea that I think it's also present in Chesterton about fairies, but in a lighter mood, he says that even fantastic creatures are subject to something general, absolutely extant, and that bounds everybody. But Tolkien is also conscious that moral law is not enough to organize a world. You shall not kill. That's moral law. Speed limit, 120. Okay, I think that that's not moral law, but that's what we call positive law. And I will develop in the next slides the contrast between both of them. What's natural law? Natural law is the term that we use in legal scholarship to refer to this ensemble of precepts, ideas, rules that are not necessarily written, but inspired by some values. I will quote there the Einhulindale. That's the first dialogue between Manwë and Melkor. And he's not yet Morgoth. This kingdom thou shalt not take for thine own wrongfully, and that's the important part. For many others have labored here no less than thou. It was Fray José Anido who pointed out to me this is the one expression of the social doctrine of the Church. Labor as the foundation of society, of property, of rights. Against the totalitarian intention of Melkor, I will be the king of the world, Manwë opposes him this idea of, no, others have labored this. We have a moral system that builds society. So we can define natural law, in Tolkien's words, as some shared inborn values. People do not study law in Middle Earth. They have made reality that phrase of Shakespeare's Henry VI, let's kill all lawyers. Okay, only group grab and borrow survive, but in any case, no judges, no lawyers, no public ministry. Everybody knows, understands what should be done. We will find no legal codes in Middle Earth, but when I see legal codes, please excuse me, frankly, I'm going to say something rather courageous. There is no Deuteronomius in Middle Earth. Is Deuteronomius moral law or positive law? And that comes with the absence of priests in Middle Earth, of priests, not of God, of religion, of values. One of the main actors in the development in Europe of positive law, of written law, were the priests and the lawyers who worked for the medieval kings in the times of the establishment of the authoritarian monarchies. Here, the kings are extremely powerful. They do not need these teams of lawyers. I will talk about this in the next slide, not yet. But here I want to insist in this point. Natural law, natural coming from a source, and that source is, of course, Ilúvatar. We can discuss many things about the religious nature of the Lord of the Rings, but I think that I can say without any doubt that the conception of law in the Lord of the Rings is a Christian one. Tolkien is transposing the system of natural law that we can even find in St. Thomas from the medieval Europe to Arda.
Perhaps many of you know this idea of Thomas Honegger, who has distinguished between lore and knowledge in Middle-earth, lore being that tradition that is transmitted from forefathers to current subjects, knowledge, something that you must study, Gandalf against Saruman. Well, lore in Tolkien's works is clearly lore, is lore. And it's a tremendously English law. There are two great systems in Europe for organizing legal issues. We have the common law and we have civil law. And this is going to be an extreme simplification. We could spend months discussing this, but think these ideas. Civil law is what we have in Spain, in Italy, in Poland, in Germany. We love codes. We write our laws. The Anglo-Saxon system is based on this precedent. Somebody said this before. Somebody did this before. And we must follow that path. And we find this in the prologue of The Lord of the Rings. The hobbits organize all their legal relations with those rules that were created in a very long past by the kings of Arnor and Arthedain. And that was their precedent, and they follow it, even if they don't have the slightest text, feeling that spirit. So, natural law, justice, shared values, the idea of doing right things. And that's what they all share as their common. But then we have, next slide, please. Then we have the kings. The kings in plural, because the kings are the main lawmakers in Tolkien's works. I must say that Tolkien here was absolutely wrong. In letter 244, he tries to explain the position of a monarch in Numenor, and he's completely misunderstanding how law works, because he says the king can't make no law, he must interpret it. Okay, that's absolutely contrary to the working of legal systems, because lex posterior derogat lex anterior. New laws replace old laws. Law is in constant evolution. We can write law in brass tablets, as the all good Senate consultus, but we can melt those tablets and prepare new ones. In reality, the kings in Middle-earth follow the institutions from Justinian. I'm going in 2 days to Ravenna, so I'm absolutely Byzantine in this moment. What principi placuit, legis habet vigorem. What pleases the king has the strength of law. All the kings in Tolkien's world, from Ambrosius Bonifacius to Thingol to Theoden, are lawmakers. Their will, their ideas, their outbursts of wrath, our law. And I'm going to share with you just four phrases that are said by Thingol in the Silmarillion when he learns about the king's slaying. But here, my words. One, never again in my ears shall be heard the tongue of those who slew my king in Alqualondë. Never in all my realm shall it be openly spoken while my power endures. All the Sindar shall hear my command. 6 times my in 4 phrases. It is impossible to write more clear that the king is the one who creates the law. Let's see how these two ideas clash to end my intervention. We all know that Beregond in one moment has to choose. The Lord Steward, Denethor, has said, okay, I'm going to prepare a grillata with my son. Please bring it there. If we follow strict law, Beregond should do nothing and should not defy the steward. But he thinks, okay, he's going to kill innocent Faramir. Let's see how King Elessar deals with this in one of his first actions as king. And pay attention that here Elessar is being a reminiscent of St. Louis. The king is making justice as one of his royal functions. By your sword, blood was spilled in the house,
May I see my text, please? Okay, by your blood, by your sword, blood spit in the hallows, that is forbidden, I think. So, but I need the precise words because they are extremely legal. And well, let's see. There are two crimes committed by Beregond. Blood was spilled in the hallows, and you left your post. Blood was spilled in your hallows has some kind of religious taboo. That is defiling, not just for killing, but for attacking some hallow ground. On the other hand, we have a very modern crime. You have left your military post. We can call that desertion. And then the text, as you can see, follows from old, both of them are punished with death. Okay, that's very classical. You commit a sin, you will die. Ah, thank you. That's the trial. Okay. But you sin, you must be punished with death. You left your military post, you will be punished with death. And what was the military code in the times of First World War when Tolkien was in the British Army? So he's talking also about his own experience as a soldier, and he's taking his personal experience. If I live, I will be punished. Around 2,000 death sentences were pronounced during First World War for this crime. And now that's the clash. And pay attention to philology. Now, therefore, I must pronounce your doom, a word that Giovanni Constabile showed us yesterday when he was talking about Lúthien. For us, doom is, okay, Dr. Doom, of course, the funny king of Laphteria, but doom is something negative. In all, not in old English with capital letters, but in the English of the 17th century, the 18th century, doom was the word for the judgment. So Tolkien is choosing a word from past legal English to show this archaism in the words of Elessar. And by the way, we all know how this ends. He does not follow law. He chooses his own mercy. You will spell from Minas Tirith, but you will be the captain of the guard of Faramir, Prince of Ithilien. Next slide, please. Just to thank you all for your attention, and I'm waiting for your questions. Thank you very much. Thank you, Jose Maria. Very enlightening. And to have two lawyers in the same hall is dangerous. So now, last but not least, our Sherlock Holmes, Oronzo Cili, with some new discovery of secrets of the tombs. Thank you, Gandalf. Thank you all for this wonderful opportunity. Thanks, Jose Maria, for the nice word. And thanks, Beppe, for this event, for this exhibition. Jose Maria, we are too little object in this great history, in this great event. And forgive me, I will speak in my language, Italian, and my speeches in the mirror of Galadriel, reflections of Tolkien's life on his work. Okay. Allora. Uno dei problemi che si affrontano per chi studia Tolkien è il rapporto tra la sua vita e le sue opere, banalmente di tipo A-B, cioè di tipo molto semplicistico: un avvenimento, una persona, un luogo deve corrispondere a un personaggio, a una storia, a un qualcosa di narrato da Tolkien. Sarebbe facile, ma anche banale, e non è così. È ovvio
che per chi scrive sa che ogni scrittore nelle proprie opere ci mette tutto il proprio bagaglio di vita, tutto il proprio bagaglio consciamente e inconsciamente, perché molte volte nello scrivere ci tornano alla mente o possono arrivare dei feedback che magari in un momento lo scrittore non collega a un determinato argomento o persona, ma successivamente, ecco, ritorna magari a lo ricorda subito dopo la scrittura. Anche per Tolkien questo non è facile. Quando ho pensato a questo paper, mi è venuto in mente di fare alcuni esempi, di spiegare del perché e di quanto sia difficile cercare nella vita di Tolkien delle connessioni con i suoi scritti. Qual è il pericolo di cercare le connessioni nella sua vita? È anche vero che bisogna però conoscerla, la vita di Tolkien, perché dalla sua vita molte risposte a tantissime domande dei lettori o degli studiosi, ecco, si possono trovare nella sua vita. È ovvio che ci sono temi come la natura, come uno dei protagonisti delle sue opere, che è sempre presente, che è la natura, il paesaggio. In tutte le sue opere è forte la presenza della natura, è forte la presenza del paesaggio ed è forte quella sensazione di luoghi che Tolkien ha vissuto e che riesce a farli vivere o a farli ricordare alla mente del lettore. A questo io ovviamente rimando al bellissimo libro di John Garth, I mondi di J.R. Tolkien, che è un libro che racconta come alcuni luoghi hanno condizionato le sue opere. Però ci sono anche degli aspetti nella sua vita che hanno caratterizzato alcuni dei suoi personaggi. Io li ho divisi in due gruppi: evidenti, palesi, e non evidenti, supposti. Cioè attraverso una persona, attraverso una sua esperienza, possiamo immaginare che abbia tratto influenza. Invece su altre siamo certi che Tolkien abbia preso spunto da quella. Adesso, rapidamente. La prima è ovviamente sua madre. In Tolkien la figura della donna è ovviamente una figura forte. L'accusa che Tolkien raccontasse, questa è l'accusa insomma di chi non conosce bene le opere di Tolkien, ma che rappresentasse poche donne all'interno delle sue opere, ecco, può essere smentita dalla presenza di donne, di personaggi femminili, che hanno una grande forza. Questa è degli esempi non evidenti. Ovviamente nessuna delle donne di Tolkien, Heowyn, Arwen, Galadriel, possono essere identificate con qualcuna delle donne che Tolkien fortemente aveva vicine e aveva vissuto. Una di queste, ovviamente, è Maybelle. Molto gli ha dato la sua forza, il suo coraggio, il suo sacrificio. Sappiamo che Maybelle a un certo punto è una donna fortissima al punto da rifiutare di tornare, di lasciare la sua fede per poter recuperare un rapporto con la famiglia. Tolkien, in diverse lettere, adesso ne vedremo una, parlerà proprio di questa forza, del coraggio di sua madre. Quindi il riferimento che Tolkien ha come idea di donna la possiamo vedere in sua madre Maybelle. Andiamo avanti. Qui la famosa lettera che cita anche Ivano, dove parla appunto, quando Tolkien dice: dovrei essere sommamente grato per essere stato allevato da quando avevo 8 anni in una fede che mi ha nutrito e mi ha insegnato tutto quel poco che so, e questo lo debbo a mia madre.
che ha tenuto duro dopo essersi convertita ed è morta giovane a causa della ristrettezza, della povertà, della conversione che ne erano derivate. Il coraggio e la forza di sua madre sono sempre state un punto di riferimento per Tolkien, e questo lo ritroviamo in alcuni aspetti delle donne scritte e descritte da Tolkien. La prossima, anche qui in un'altra lettera, nella stessa lettera, Tolkien parla della forza che gli ha dato sua madre, ma Maebel non è l'unica donna che Tolkien ha come punto di riferimento, ce ne sono almeno altre due nella sua vita. Una, andiamo avanti, è Jane Neve, sua zia, persona molto forte, molto preparata, persona che gli è stato accanto quando Tolkien ha perso sua madre Mabel nel 1904, e un'altra donna di riferimento di cui poco ancora oggi si è scritto nel rapporto è Priscilla, Prisca. Priscilla è nella vita di Tolkien la compagna del padre. Con il padre fa lunghe passeggiate, con il padre ha una vita insieme di confronto, non solo con Christopher. Sappiamo che Priscilla è stata una donna molto impegnata nel sociale, ha lavorato molto a favore di altri, ed è per Tolkien, è stato anche per Tolkien, ecco, nel minor modo, un punto di riferimento. Altro riferimento, Beppe, che è collegato a quello che diceva Josef prima, ma Manuel prima, è la figura di Padre Morgan. Mi piace, tempo fa avevo letto un articolo e mi aveva illuminato su questo, il rapporto tra Tolkien e Morgan è un rapporto molto forte, perché è un rapporto dato da un padre che subentra a un padre che, per non volontà di Tolkien ovviamente né sua, è venuto a mancare. E un po' mi ricorda il rapporto tra Bilbo e Frodo. Bilbo, questo rapporto di quasi padre, e nel Consiglio di Elrond c'è una frase che qui ho riportato, che mi ricorda molto, mi può ricordare molto un ipotetico rapporto, discussione tra Padre Morgan e Bilbo. Quando Bilbo al Consiglio di Elrond gli dice: come va Frodo, ragazzo mio? Così sei finalmente arrivato qui anche tu, speravo proprio che ci riuscissi. E in questo ho visto una frase di Morgan che accompagna nella crescita, negli anni più difficili. Sappiamo, per chi ha dei figli, quant'è difficile crescere un figlio o un ragazzo e metterlo sulla retta via, insegnargli, ecco, le basi. Ecco, questa cosa di Padre Morgan, che ha seguito tutto il percorso di Tolkien, bacchettandolo anche quando c'era bisogno, così quando ha incontrato Edith, il suo pietare di incontrare Edith. Ecco, questa cosa mi ha fatto pensare a questo rapporto tra Padre Morgan e anche questo non è evidente, può essere un riflesso, può essere una lettura che possiamo dare, conoscendo, grazie anche a Bru, il rapporto tra i due, che poi si chiude con un terzo personaggio, che può essere Sam, che in realtà nella vita può essere pensato come, andiamo avanti, come Christopher. Quando dice Bilbo, quando dice: possibile che le avventure non abbiano una fine, ma forse no, c'è sempre qualcun altro che prosegue la storia. Ebbene, non vi è altro da fare, chissà se vale la pena cercare di terminare il mio libro, ma per il momento non pensiamoci. Ecco, un terzo personaggio che rientra in questo rapporto che ho pensato tra Bilbo e Frodo, tra Morgan e Tolkien, mi è venuto in mente, ecco, quando Frodo poi passa a Sam lo scettro, il libro da poter completare, da poter andare avanti. Però andiamo su quello che è evidente nelle opere di Tolkien. Questo è Cullerbo. E credo sia l'aspetto più evidente dell'influenza di questo personaggio all'interno di un poema del Kalevala,
Tolkien ci lavora tra il 1914 e il 1915, studia all'Exeter College, legge per la prima volta il Kalevala e si innamora di un personaggio che è Kullervo. Kullervo che lo colpisce talmente tanto da voler riscrivere Tolkien, da voler rielaborare il testo di Lanroth. Tolkien studiava sull'edizione di Kirby del 1907 del Kalevala Terra di Eroi e Tolkien scrive Kullervo, riscrivendo la storia di Kullervo, getta le basi per un personaggio che poi inserirà nel Silmarillion, che è la figura di Túrin Túnrambar. E certa l'utilizzo, l'influenza nella sua vita di quest'opera, che riesce a riportarla in un altro scritto, il suo scritto successivo, quindi nella storia di Túrin. E c'è un particolare, se avete letto la storia di Kullervo, pubblicata recentemente da HarperCollins, c'è una nota biografica nelle bozze che viene cancellata, cioè Tolkien la cancella, però fa pensare molto a quanto di autobiografico ci fosse in questa storia. Andiamo avanti. Lui cancella questa frase: ero piccolo e ho perso mio padre, ero debole e ho perso mia madre. Questa frase viene cancellata nel testo della bozza di Kullervo, viene cancellata e riprende, e se vedete sotto, I was small and lost my father, I was weak and lost my mother, è la frase che scrive Kirby nel Kalevala. Quando traduce Lanroth, inserisce questa frase che è la frase che usa Kullervo. Quindi Tolkien personalizza talmente tanto la figura di Kullervo da identificarsi nel testo che va a riscrivere, nella storia che va a riscrivere di Kullervo, inserendo ero piccolo e ho perso mio padre, ero debole e ho perso mia madre. Ma c'è anche un altro aspetto che Tolkien annota, vede in quello di Kirby, che è la descrizione che fa di sé Kullervo nella traduzione di Kirby, quando dice orfano di padre sotto il cielo, dal primo senza madre. E quindi questo aspetto che lo porta, forse è questo che magari ha colpito molto l'immaginazione di un giovane Tolkien nel suo primo approccio al Kalevala, che lo porta a riscrivere Kullervo e a farlo diventare poi un personaggio sconosciuto dalla storia di Kullervo, una storia molto travagliata, di alla fine si uccide, si fa uccidere dalla sua spada, incontra una donna a un incesto, in realtà poi sua sorella, insomma Túrin si veste si calza a pennello su Kullervo. Quindi questo ad esempio è una di quelle espressioni evidenti della vita di Tolkien che riporta delle sue opere. Poi ce n'è un'altra, andiamo avanti, che ne ho parlato qualche sera fa, che è un po' episodio familiare. Tolkien lo riporta nel Signore degli Anelli, quando decide di chiamare il papà di Sam Visegenji, Gamgi, lo chiama Gaffer. E su questo molto ci siamo noi italiani, soprattutto italiani, ma ecco, in questo caso non riguarda la traduzione italiana, chiesti del perché della parola, perché chiamare Gaffer. Old Gaffer lo troviamo 30 volte, 20 volte in Signore degli Anelli, chiamato Old Gaffer. Ovviamente la prima, quella più accertata, definizione è quella di un uomo che merita rispetto, anziano che merita rispetto. Però in realtà qui abbiamo un'altra evidenza molto evidente, perché in questo caso non lo scopriamo noi, ma ce lo dice direttamente Tolkien. Allora, se dobbiamo fermarci a questa ricerca che ho fatto della parola Gaffer, in quel libro che ho pubblicato, la copertina che vedete, che è la cronaca della poesia scozzese del 1838, indica un parlare osceno, dire volgarità. In realtà non è nel nostro caso.
Poi nell'Oxford Dictionary si riferisce a un discorso blasfemo, provocante, e anche questo non è il nostro caso, mio papà. In scozzese è una parlata imprudente ed esclamatoria. Ma come dicevo, la scorsa, può essere anche una lettura francese, come Gaffè, e cioè una goffa osservazione che è presente anche nell'antico provenzale di Gaffar, come cogliere. In realtà ce lo dice Tolkien, e questo spesso viene dimenticato. Questa qua è una foto del 32 alla Morna Cove, che era la sede di vacanza di quel periodo di Tolkien, e proprio in questo paesaggio, proprio qui, su questa spiaggia, Tolkien, scrivendo una lettera, parla di questa spiaggia e dice in una lettera, anzi in due lettere, la prima del 64, dice: è iniziato con una vacanza circa 30 anni fa, quindi è lo stesso periodo di quella fotografia che ho trovato, del 32. C'era un curioso personaggio locale, un vecchio che passava il tempo andando in giro a fare pettegolezzi e farneticare del meteo e cose del genere. Per divertire i miei figli lo battezzai Gaffer Gamgee, e il nome entrò a far parte della consuetudine familiare e lo usammo per indicare tutti i vecchi simili a quel tale. In una lettera che scrive al figlio, al 44, prima è venuto Gaffer e Gamgee, è seguito con un eco dei vecchi scherzi della moglie. Chiaramente ricordava anche il figlio questa cosa. Invece a Naomi Michison, sua amica, nel 54, scrive che è nato per primo, era un personaggio leggendario per i miei figli, basato su un contadino veramente esistente, che però non si chiamava così. E quindi qui abbiamo una prova evidente che Tolkien prende un'esperienza della sua vita, così come Kullervo, e la inserisce volutamente nel testo del Signore degli Anelli. Altro esempio, meno tra l'evidente e il non evidente, questa signora, non so se la conoscete, questa signora si chiama, ha un nome, il nome esatto, completo è Victoria Mary Sackville-West. Andiamo avanti. E questa signora qua, Sackville-West, vi ricorda? Sackville-Lobelia. In realtà è proprio ispirato a lei. Sackville-West era una famosissima scrittrice inglese che si occupava di botanica e curava dal 1946 sull'Observer, che era il giornale, uno dei giornali che leggeva Tolkien, una rubrica famosissima sul giardinaggio. Ed era diventata famosissima anche perché aveva una vita un po' particolare, discusso il suo rapporto, diciamo, questo rapporto con Virginia Woolf e non solo, e con il marito aveva comprato questo castello abbandonato e lo aveva creato uno dei più bei giardini d'Inghilterra, e aveva questa nomea di essere una grandissima esperta di giardinaggio. Ma non è questo il motivo di Sackville-West, non è solo questo. Questa è la copia che apparteneva, adesso nella mia collezione, senza apparteneva fisicamente, oggi nella mia collezione, a Priscilla Tolkien, quando abitavano nella più piccola casa che hanno abitato, tra l'altro che dava problemi a Tolkien. E la cosa particolare che ha ispirato Tolkien di Sackville-West è che Sackville-West è legata a una lunghissima disputa che negli anni 40 coinvolse l'Inghilterra, perché Sackville-West era al centro di una grossa disputa per un appartamento, per una casa. E quindi Tolkien che fa? Conosceva Sackville-West perché leggeva i suoi articoli sul giardinaggio, essendo lui un grande amante del giardinaggio. La figlia aveva il suo libro. In più, Sackville-West, ci fu questo enorme scandalo, caso inglese, di disputa tra parenti di un appartamento. Non so se vi ricorda qualcosa, alla fine dell'Hobbit. Quindi questo, ad esempio, è un altro aspetto
di quello che la vita di Tolkien entra nelle sue opere. Andiamo avanti, Peppe. Poi c'è questo, l'ho voluto inserire, sapete chi è? È John Francis, figlio di Tolkien, primo figlio di Tolkien, giovanissimo, sacerdote. Quello che vedete accanto, invece, è solo un appendice a quello che dicevo prima, è Gardening, che è un articolo inedito, nel senso pubblicato ma non conosciuto fino a qualche mese fa, è un lunghissimo articolo sul giardinaggio scritto da John, grande appassionato di giardinaggio, che era l'addetto ai giardini durante il seminario al Venerabile Collegio di Roma. E in questo lungo articolo vi posso garantire, ed è, nel senso, lo si può trovare sulla rivista del Venerabile Collegio del 1946, ma posso fornirlo a chi è interessato, c'è tutta una disamina sul suo ruolo di giardiniere. Vi posso garantire che sembra di leggere le pagine di Sam, perché parla di patate, perché parla dell'importanza della terra, perché parla anche del padre, ed è un giardino. John è la persona che poi ha seguito le orme di mamma Mabel, di Tolkien e poi John nell'amore per il giardinaggio. Questa era una piccola appendice alla questione del giardinaggio. Andiamo avanti con l'ultima. Questa persona qua, e chiudo, non sulle evidenze, ma su quello che dirò in conclusione di questa mia presentazione. Questo penso lo conoscete tutti, è Belloc. Belloc, che insieme a Chesterton, sapete, in Inghilterra, uno degli autori, una delle personalità storiche molto molto forte e discusso, un francese in Inghilterra, e c'è un episodio legato a Belloc. Belloc conosceva Tolkien, Tolkien conosceva Belloc, e nella loro esperienza di vita a Oxford c'è stato sicuramente, perché è stato, come dire, raccontato, adesso ve lo faccio vedere, un incontro e un botta e risposta, cioè si sono risposti a vicenda. Vai avanti, Beppe. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere, questo è quello che pensava Tolkien di Belloc. Questo è un appunto che si trova nella Bodleian Library, nella sezione lettura su l'Old English del 42, ed è sul libro La storia d'Inghilterra, che era l'opera di Belloc, una storia di Belloc. E Tolkien scrive: l'Europa e la Gran Bretagna, forse quest'ultima in particolare, hanno una storia complessa e intricata, sia dal punto di vista etnico sia culturale. Quasi tutti gli errori più gravi derivano dai tentativi falsi di semplificazione al servizio di questa o quella teoria. Io non sono uno che semplifichi. E poi continua fino ad arrivare a dire: se qualcuno pensa che io sia nazista, vi spiego il perché, non lo sono. È una cosa molto illuminante, e di questo devo ringraziare Giovanni Costabile, che ha tirato fuori questo commento presente della Bodleian, che però fa capire quanto Tolkien non fosse in disaccordo con Belloc, quando fosse in disaccordo con Belloc su molti punti. L'episodio, questo nel 42, quindi vai avanti, perché nel 42 c'era stato però l'incontro che vi dicevo prima, nel 1928. Padre Darcy lo conoscete tutti, era anche lui stato al Venerabile Collegio di Roma, amico di Tolkien, personalità molto forte, considerata uno di quelli dei più, oggi lo chiameremmo un influencer del pensiero cattolico in Inghilterra, amico e consigliere di tantissimi autorità intelletterati in Inghilterra. Ecco, lui racconta nel suo libro di un incontro. Lui dice: eravamo un giorno a una conferenza di Belloc, io insieme ad altre persone, davanti a me c'era la massima autorità anglosassone, che è Tolkien. E in pratica nel suo discorso, racconta Belloc, Darcy, nel suo discorso Belloc è uscito con uno dei suoi temi preferiti: gli anglosassoni erano del tutto irrilevanti nella storia dell'Inghilterra. Ora,
In questa occasione era presente un uomo che probabilmente è la più grande autorità nel mondo in materia di argomenti anglosassoni, che all'epoca era il professore di storia anglosassone, attualmente professore di letteratura inglese, e si chiama Tolkien. Il testo è quando Tolkien era a Merton College. Ed era un ottimo cattolico, scrive Lassi. Ebbene, Tolkien era profondamente disaccordo, perché ci era seduto davanti a Belloc. Immaginate questa scena, Belloc che parla degli anglosassoni, e Tolkien racconta Darcy che scuotiva la testa perché era molto arrabbiato. C'è una pausa e Darcy dice a Tolkien: guarda, perché non intervieni? Perché di la tua, se non sei d'accordo, questo è il momento per dirla. E Tolkien dice: no, non posso dirla in questo momento, perché dice: per rispondere a Belloc ho bisogno di prepararmi. Non è facile, perché Tolkien, e lo dice Belloc, sapeva che Belloc avrebbe sempre tirato fuori dalla manica qualche fatto che ti avrebbe sconcertato. Tolkien che fa in quel momento? Si tira indietro e decide di non rispondere a Belloc. Questo è quello che sapevamo di questo incontro fino ad ora, raccontato in diverse biografie. Tolkien, diciamo, l'ho scoperto attraverso una ricerca particolare, Tolkien in realtà a Belloc gli ha risposto. E gli ha risposto in questo modo. Vai avanti, beh. Ah, ok. La conferenza di Belloc era The Church and Reality. E Tolkien, qualche settimana dopo, nell'aprile del 28, tiene una conferenza, Chill Barbarians of the North, Freddi Barbari del Nord, che viene ripresa dal tablet, dal giornale, del 7 aprile del 28. E questo è quello che ho trovato. Dice il tablet: quattro articoli interessanti sono stati letti alla Newman Society, questo termine. Da Sir Gibbs sull'America, il signor Rowley sull'invalidità del signor Bernard Shaw, dal professor Tolkien. Il signor Tolkien, il nuovo professore di anglosassone, ha criticato le opinioni associate al signor Belloc e ha sostenuto che la cultura del Nord era reale quanto quella latina, e che per quanto riguardava l'osservazione di terre straniere, i romani erano stupidi e privi di fantasia. Senza dubbio, il fatto è che Nord e Sud si sono uniti per formare la nostra civiltà, ma allo scrittore è sempre parso che la nostra ispirazione letteraria fosse greca, a parte il nostro sentimento nordico e l'apprezzamento per la natura selvaggia, che è l'antitesi dello spirito greco e o latino. Questa è la risposta che abbiamo, purtroppo, del testo che Tolkien legge in quella conferenza. La risposta completa la si può andare a vedere alla Bodleian. Però è interessante che Tolkien utilizza una conferenza per rispondere a Belloc. Cosa voglio dire? Di questi esempi che vi ho raccontato adesso, cioè di confronti, di incontri, di scontri che Tolkien ha avuto, spesso li ritroviamo in alcune sue opere, non solo quelle di narrativa, perché quando parliamo di ispirazioni per le sue opere ci rivolgiamo solo alle opere che noi pensiamo quelle di narrativa, in realtà sono anche le opere accademiche o gli articoli. Tolkien molte volte citava o non citava esperienze, così come in questa che non cita Belloc. Chiudo dicendo che la vita di Tolkien è sia una chiave sicura per l'interpretazione delle sue opere, ma può essere anche un falso amico, un ingannatore. Come chiave ci consente di percepire come la partecipazione dell'autore alla Grande Guerra, il suo giovane amore per Edith, la sua educazione cattolica, gli studi e le letture della sua giovinezza abbiano aiutato e plasmato le versioni sia antiche che tardive del suo leggendario. Ce ne raccontate Garth, Shippy, la Flicker e altro. Però da falso amico diventa spesso psicologismo, usare un termine, induce i critici, gli studiosi, a presumere che il suo essere stato morso da un ragno in Sudafrica
fosse l'origine dei suoi ragni malvagi, da un Goliath, Shelob e compagni. In realtà lui l'ha spiegato più volte che non è così. È importante tenere presente che tale distinzione, quando si studia l'impatto della vita dell'autore e delle sue opere, per considerare l'importanza dei riferimenti ed evitare il rischio di fare solo della pura speculazione. O spesso, come accade in molti studiosi, si piegano gli eventi della sua vita per dare ragione alle proprie idee o alle proprie interpretazioni di uno scritto o di un racconto fatto da Tolkien. Così, e chiudo, sebbene anche i saggi non possano vedere tutti i fini, possiamo però, dalla conoscenza della sua vita, percepire che alcune cose furono, cose ci sono state, e alcune cose probabilmente dovranno verificarsi solo se riusciremo a studiare con una certa attenzione quello che Tolkien ci ha voluto dire. Grazie. So now we have a bit of a space to ask questions. The three papers are very provocative, and as I said, the last, not the least. So there are some questions that arrive through the web. So I start with a question for Jose Miranda on law, because I really like when you kind of at the very beginning connected law to philology. And I would like you left it there, but you didn't develop. So I will be out of curiosity to whether you can say something more on that. I mean, whether you see any correlation between the way Tolkien addresses the issue of law and the way he addresses the issue of philology. So just out of curiosity, what do you think about that? Is there a correlation, or it just tantamount to the general notion of law? Grazie, Beppe. Thank you, Beppe, for this question. It helps me to develop some of the issues that I hadn't time to develop. What new talking about law? I think he didn't make any concrete study of law for his works. Thanks to Oronzo's book, I have checked all that excellent catalog. I've tried to locate all the books that could be related to any knowledge of law. And I think that his main knowledge came from history-related books, even if he has some books about some charters of Wales by Henry VIII, the Gesetze, the Anglo-Saxon, some laws of the Anglo-Saxons, and about 8 books, not more. But he had a strong knowledge of history. And if you know history, you know law, because at the end, many things of that we call history are the history of law, the laws of succession to the crown, the establishment of property. But he knew some specific words of law. And I think it's very remarkable. If I ask you, what are the two most important items, physical items, in Tolkien's works? On the one hand, the One Ring. On the other hand, the Silmarils. For both of them, he used specific terms that are related to old legal institutions. In the first case, the Silmaril. And it's very remarkable because this word, bride price, is mentioned by Beren, but also by Aragorn when he tells the story of Beren and Lúthien in The Lord of the Rings. The Silmaril was the bride price of Lúthien. What's the bride price? Okay, we can have a first idea if we do the literal translation. Il prezzo della novia. It was the money, the treasure, the items that were paid by the groom to
the bride's family as some kind of price of her budding the bride. Pay attention that this is the exactly opposite of the dowry. In the dowry, the bride's family puts the offers the treasure to the groom. Now, in this point, Tolkien has chosen to reverse the tradition on this issue. So, first one, bride price. Bride price that, for example, in the Spanish translation, it's completely wrong because they called once regalo de novia. What? And another one, I can't remember now the translation, but it's wrong. Second one, the one ring. I will keep this ring as the werewolf of my father. It is Isildur that says these words while he keeps the one ring for him. Werguild. Okay, you know all English enough, even you know the word werewolf. Were, man, guild. We go to gold, to German guild. The gold of a man. The werguild, and originally possibly pronounced beregild, was the price that, according to old German law, and when I say German law, I'm not talking about the Bürgergesetzbuch, but the alte Deutsche, the price that a German Teutonic medieval man had to pay as a compensation for the killing of another man. So remember, at the end, law exists to avoid violence. It's not an eye for an eye for a virgin. A crime and its compensation. So, in this idea, Isildur considers that as his father was killed, he has the right to this compensation. He will keep the one ring. The word Beregild appears another three times in the Lord of the Rings. If you remember, one king of Rohan, I think Forwine, had two twin sons, and that would have been a problem when he had died. He had two twins, who's going to be king? But they were killed in the Battle of the Crossing of the Poros. And the Tale of the Years says, Stuart of Turin sent a rich Wergil. So the compensation for the death of the children. There is another one that I have forgotten, but the fourth one is the most interesting for a lawyer. Because the one who says it is King Eorl, and he says it's to Felarov, to the horse. You will be mine as the Beregild for the death of my father. Pay attention that in this episode, Eorl is putting some responsibility on a horse. And that's not normal. Well, nothing in law is normal. But that's something that comes to the German idea of the Schuld, the responsibility that animals and things in continental German law could be responsible and have this debt and so on. It's something that did not pass into British law. So pay attention how he's making this game. The Eofeor were the forefathers of the Rohirrim. So he's using a legal institution that is even archaic for the Anglo-Saxons. He's going to the continent before the times of Hengist and Horsa, and how he prepares this idea of even the legal institution is the past when I describe it. These are some of the pieces that I have written about. So I have a question. To me? Yes. Okay. Thanks for the mention, by the way. But I'm curious about how do you read the contract that the dwarves have Bilbo sign? I mean, which jurisdiction is the Shire? Is it under our dwarves under Shire jurisdiction? So what's the issue there, the legal issue? Thank you very much for this question. I must recognize that I used the contract of Thorin and Company with the Hobbits when I start explaining the employment contract to my students. Why?
because it's a perfect modern contract. The legal humor in The Hobbit is based in anachronisms. The contract between Bilbo and the dwarf team is the same as the umbrella of Lobelia, what we call in Spanish a morcilla, something that you insert into a text that's absolutely anachronic. The blunderbuss of Giles, the umbrella, the express trains, the watch, and the contract. The contract is termed technically, well, something in default. Okay, we have the parts, Bilbo Baggins, Thorin, and company. Pay attention to another anachronism. He's using a mercantile form from the 19th century in something medieval, as it is the Shire. The terms of the contract are very right. Okay, you will have the right to a 14th part of the treasure. But it's very funny, part of the legal humor, because when Bilbo is talking to Smaug, let me show my sunglasses case with that beautiful scene. Smaug asks him about the contract. Okay, you are going to receive a 14th part of the treasure, but who is going to pay for the transport? Who is going to pay the tolls? Pay attention how the dragon is so extremely astute that he can even discuss a contract. He's not just the last of the Urlokis, but he is a lawyer. The problem is... It explains a lot of things about lawyers. Absolutely. if you remember, who is the last enemy of Bilbo in The Hobbit? Who is the last dragon? Who is the last institution that he has to fight? Grab and borrows the strange lawyers that are selling his goods. So law is the last enemy that he has to fight. But let's go back to the contract. Sorry, I'm getting lost. The object of the contract. In his dialogue with one of the dwarves, and José Anido is preparing something very interesting about those dialogues, we don't mind if you say treasure hunter or professional robber. We know what do you want to do. Okay, is it legal, the contract? Can the dwarves make a contract with Bilbo in order to steal something from its current owner? Okay, we can have two theories. As Thorin is the lawful king under the mountain, he will be entitled to recover all his treasure. But those who have studied the contract under English and American law have said that it's right. In my opinion, under the Spanish Civil Code, it would be absolutely illegal, because at the end, they are contracting him to steal something. And that's contrary to law and to good customs, that it's the base of the legal system in Spain. But in any case, the contract is absolutely an instrument of humor in the Hobbit, as we can find it in Farmer Giles, when King Ambrosius Bonifacius sent his decree in Latin, in red ink, three copies, published it, nobody understands it, and that is law. Exactly. Thank you for the question. Thank you. And sorry, I have a question. What legal structure are the pressing pony adopted in Brie? Sorry? The legal structure, the pressing pony in Brie. Yeah? Brie, it's a place extremely remarkable in the works of Tolkien from the legal point of view. First of all, we don't know if they are some kind of anarchist commune, like the one in the Monty Python's Holy Grail, that defy that. But Brie, think about Tolkien's works. What is missing? Money. They don't have coins. The only place where they have 30 silver coins is Brie. They have prices, they have some coin. 30, I think it's very remarkable, the choice of that number. So if you think Brie has some kind of economy that it's not as developed as in the other part of the of Middle Earth. And it's very remarkable because it's a magnificent book by Niall Ferguson called The Ascent of Money. There he explains that coins basically at the end are a manifestation of the power of a king.
because to establish the value of a coin, you need a central authority that says these five coins are the value of a pony. We are not paying for the weight of the silver in the money, but for the what we call the facial value of that money. That's one of the functions that's missing in the realms of Tolkien. We can't imagine Thingol making his mint and saying, okay, we'll have one gold coin that equals 10 silver coins, that equals 100 copper coins. That's role-playing games that we all have played. Okay, we want gold coins. So it's remarkable because it's the only place where they use modern money. You can't imagine Denethor with some coins in his pocket. That's very remarkable because Tolkien, and once we come back to philology, the word he chooses for the monies, they are pennies. We all know pennies, of course, because when we go to the United Kingdom, we pay still in pounds and pennies. But pennies were first minted in England during Offa's reign in the 8th century. So he's using a word that we can think that it's contemporary, our pennies, but no, he's making mention to the silver pennies of King Offa in the 8th century. And he knew perfectly the existence of King Offa, of course, not only because of his studies, because Offa built Offa's Dyke, who is some kind of second-rate Adrian's Wall that separates the Midlands from Wales, where he usually did some walks. And I think it's the inspiration for the wall that separates Buckland from the Old Forest. So, as you said, when you write, you put all that you know, consciously or subconsciously, in your text. And all his erudition was there when he wrote it. Thanks. Thank you. I believe that we need to, unfortunately, the last. How much do you pay? I don't know. Because you are a lawyer, so you are rich. I don't speak English. Firstly, I'm sorry for my English. Ah, okay, perfetto. Nel mio libro, Tolkien e Vangeli di Gollum, pongo l'attenzione soprattutto sul rapporto tra giustizia e misericordia. Tra giustizia e misericordia. E diciamo che da canonista ho visto questo rapporto, soprattutto un rapporto giuridico, nel processo che viene intentato a Gollum da Faramir. E lì si dice che Gollum compie una violazione, si usa il termine trespass, e lì ci ho visto il processo di equity, perché chiaramente Faramir non era, era un giudice delegato da parte di Denethor, perché aveva le stesse competenze giuridiche che aveva Denethor, e gli era stato delegato appunto quella tipologia di territorio. Ed è molto interessante come in questo processo di equity Faramir utilizzi una procedura che è quella dell'equitas canonica, proprio il rapporto tra giustizia e misericordia, perché lui fa giustizia, perché condanna Gollum, però gli utilizza una scappatoia, perché che cosa fa? Compie misericordia, e quindi lascia Gollum in mano a Frodo di modo che si salvi, tanto che a un certo punto mi sa che si utilizza pure un termine per un salvacondotto, si dice, sì. Ti porto un salvacondotto. José María, che ne pensi? È una ipotesi possibile? Sì. Grazie Ivano per la tua domanda. È una cosa che io ho anche studiato sul mio libro, uno degli episodi dove qualcuno deve scegliere tra le ordine, quello che gli ha detto Denethor, lui è un comandante militare sul campo, ma lui sceglie sulla propria coscienza. È la stessa cosa che fa Eomer quando deve scegliere. Voi siete entrati nel Rohan, vi do degli cavalli o vi prendo prigionieri? E sceglie sulla sua coscienza. Tu hai detto che l'equity è qua, sono completamente d'accordo con te. E anche su questo episodio, che devo finire già,
c'è un'altra filologia giuridica, perché il salvocondotto che gli dà, quando mette a Frodo, gli dice devi ritornare in un anno e un giorno, per me un anno e un giorno è un piazzo processale, ma è un, non so come si dice piazzo, come si dice deadline, un tempo processale, è un tempo processale che era utilizzato nel... utilizzato nella Età Media e anche si può ritrovare, penso che su Gawain e c'è anche sulle opere di C.S. Lewis. Dunque, l'anno e un giorno non è una parola casuale, ma c'è veramente una traslazione di un conoscimento sul diritto, sulla questa età mezza che va nel libro. Grazie tantissime. Dato che qua, as the lawyers here play the good boys, I need to play the bad one and saying that just in the real world, they are the bad ones. But as we are here in the secondary world, we need to cut our conversation now. I would have loved to make myself some questions, but well, in another occasion. So we have a break, and at in 15 minutes Swiss time, not Italian time, so with Swiss punctuality for the southerners here, we meet again for the next section. Thank you again. Divertito come un ferro in barro fresco. Barro fresco.